No, io ho fatto solo una per allora. Buonasera, io direi di iniziare. Sì, abbiamo aspettato un quarto d'ora. Se c'è qualcuno fuori, cortesemente magari viene all'interno, così iniziamo. Allora, buonasera a tutti e grazie di essere intervenuti. Noi, come avrete avuto modo di vedere dal manifesto, il titolo di questo incontro è Piacere di conoscerci. Abbiamo iniziato un giro, non so, su tutto il territorio, in modo tale da offrire la possibilità un po' a tutti i cittadini di poter interloquire e partecipare con noi alla stesura di un programma amministrativo. Sapete bene che nella prossima primavera ci saranno le comunali che interesseranno la nostra città. Noi ci siamo già decisi, ci siamo uniti in coalizione e siamo partiti con quella che è la nostra azione di informazione relativamente a quello che vogliamo fare. Però in questa prima fase, più che raccontare noi quello che vogliamo fare, gradiremmo interventi da parte vostra in ordine a suggerimenti, proposte aggiuntive, in modo tale da perfezionare insieme quello che sarà il programma amministrativo finale che presenteremo alla città. Iniziamo quindi, io sarò breve, ripeto, poi ci saranno occasioni per dilungarsi, ma sarò davvero molto breve nel raccontarvi alcune dinamiche accadute al Consiglio Comunale e una parte del nostro programma. Intanto ritengo doveroso iniziare dal presentarmi, anche perché c'è qualcuno, c'era un amico Razzi che giustamente quando è arrivato ha detto voglio sapere chi sei, voglio sapere le tue origini, quindi Orazio rispondo a te rivolgendomi a tutti. Io sono Giacomo Rosato, ho 42 anni, sono coniugato, ho 3 figli, sono laureato in scienze politiche e negli ultimi 8 anni ho fatto qui a Fasano il consigliere comunale di opposizione, eletto nelle liste civiche di Fasano Democratico. Quindi dal 2007 fino allo scioglimento di luglio ero presente come opposizione in consiglio comunale. Detto questo, cominciamo con raccontare quali sono stati gli accadimenti che ci hanno portato ad oggi, ossia più che altro hanno determinato che a Fasano ci saranno le elezioni nella prossima primavera. Dovete sapere, perché ci siamo resi conto, che non tutti sanno che il 30 luglio l'amministrazione uscente, l'amministrazione di Bari, aveva proposto un aumento di tasse di circa 2 milioni di euro. Queste sono le delibere, guardate, 30 luglio. Modifica e rimodulazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, in più approvazione delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Molto sinteticamente vi dico che 2 milioni di euro significa che se un cittadino pagava di tari 100 euro avrebbe pagato 180 euro, se l'addizionale IRPEF pagava 300 euro ne avrebbe pagati 400. Quando in Consiglio Comunale sono arrivate queste proposte, noi insomma, abbiamo un attimo riflettuto. Insieme agli amici che prima erano nella maggioranza abbiamo ritenuto che questa cosa non potesse avere luogo, nel senso che un aumento di tasse così pesante sarebbe stato deleterio per la città. E abbiamo votato no. 13 consiglieri comunali hanno votato no all'aumento di tasse. Conseguenzialmente cosa è successo poi? Un mese dopo bisognava presentare il bilancio di previsione. Il bilancio è lo strumento attraverso il quale si determina quella che sarà la storia amministrativa dell'anno a venire. Ebbene, noi in quel mese avevamo detto a Di Bari e insomma chi gestiva la macchina comunale, attenzione, non infierite sulle fasce di popolazione più deboli. Attenzione, non eliminate gli sgravi che ci sono, ma cercate di recuperare le risorse
tagliando le spese superflue. Ebbene, siccome questo non è accaduto, nel senso che loro hanno presentato un bilancio nel quale non veniva tagliata nessuna spesa, ma al contrario venivano danneggiate le famiglie con fasce reddituali più deboli, diciamo così, venivano tagliati dei fondi ai servizi sociali, noi a quel punto abbiamo deciso che non ci poteva più essere un futuro per quell'amministrazione, perché era ostinata nel non perseguire quelle operazioni necessarie a che si riducesse la spesa pubblica. Ma non è stato tutto in un mese che è accaduto questo. Dovete sapere che nei 3 anni di consigliatura, con gli amici oggi presenti, e anche nei 5 precedenti, avevamo sempre sollecitato azioni che potessero ridurre la spesa. Che cosa facevamo? Per esempio, noi dicevamo che il servizio di igiene urbana era troppo costoso, bisognava rivederlo, abbassare un po' i costi e cambiare alcune procedure, bisognava considerare alcune inadempienze, e non lo hanno fatto. Avevamo detto che bisognava rivedere il sistema esternalizzato della riscossione dei tributi, che qui a Fasano costa 1,2 milioni, però a Fasano, a Monopoli, a Ostuni, dove è internalizzato, costa 350.000 euro, cioè 700.000 euro in meno. Avevamo detto che magari si spende troppo di energia per pagare la bolletta elettrica dell'illuminazione delle strade, dell'illuminazione del riscaldamento degli edifici, ma di tutto questo nulla è stato fatto. E quindi è chiaro che Di Bari è stato costretto, non avendo fatto tutte queste azioni da noi sollecitate, a chiedere un aumento di tasse. Ma noi, ripeto, siamo stati fortemente contrari, abbiamo ritenuto di fare questa decisiva azione e abbiamo ritenuto di sciogliere il Consiglio Comunale per dare la possibilità alla città di scegliere una classe dirigente magari un po' più attenta a questo tipo di problematiche, che magari, voglio dire, si impegni veramente. Vorrei farvi qualche esempio su quello che ho detto. Guardate un po', non so se avete visto la copertina del mensile Osservatorio uscito la scorsa settimana. La stangata: il comando dei vigili urbani contesta inadempienze contrattuali alla Tradeco per 825.000 euro. Vi sottopongo una riflessione. Noi era 3 anni che chiedevamo questo, era 3 anni che sollecitavamo l'amministrazione a che ci fosse attenzione nei confronti del servizio di igiene urbana, che le tante cose che non venivano fatte venissero scalcolate. Questo che cosa significa? Significa che se tu paghi meno il gestore dei servizi di igiene urbana, alla fine anno devi pagare meno, o puoi avere la possibilità di far pagare meno tasse. Secondo voi è un caso che dopo 3 anni e mezzo che noi abbiamo insistito su questo, non è mai stato fatto niente, con 3 mesi di commissario abbiamo avuto questo? Secondo voi è un caso? Io la riflessione la lascio e la sottopongo a voi. Noi ci limitiamo a raccontare quelli che sono gli avvenimenti che hanno determinato alcuni. Quindi questa nostra operazione, possiamo, scusate se la metto un po' sul pratico, che ad oggi vale 2 milioni di mancato aumento di tasse più 1 milione che recupereremo, perché finalmente si è cambiato il registro e si cerca di fare per bene le cose come andavano fatte. Quindi ci siamo maggiormente convinti che quello che abbiamo fatto andava fatto in maniera certa, ed è una cosa molto positiva e proficua per la città. Andiamo oltre. Vi parlavo di energia, come si fa a risparmiare sull'energia? Per esempio, io come Fasano Democratica, come consigliere comunale, nel tempo, già dal 2008, facendo interrogazioni, proponendo istanze, con la quale dire di partecipare a bandi che davano la possibilità di intercettare finanziamenti comunitari che potessero ammodernare gli attuali sistemi. Anche questo, guardate qui, dal 2008, risparmio energetico su edifici di illuminazione pubblica. Io sollecitavo dal 2008 il sindaco Di Bari a fare questo, ma purtroppo neanche tutto questo è stato mai fatto. E io ho letto la scorsa settimana, guardate qui, San Pietro Vernoni, per una città che è un terzo della nostra, efficientamento energetico dell'Europa 3 milioni di euro, interventi su pubblica illuminazione e palazzo di città. Il comune è stato ammesso ad un finanziamento di 3 milioni e 300 mila euro immediatamente cantierabili per l'efficienza
l'efficientamento energetico di tutta la pubblica illuminazione della sede comunale. Si tratta di un contributo europeo che rientra nel programma operativo. Cioè, non so se riesco a trasferire il concetto. Noi tutte queste cose le abbiamo insistentemente chieste, ma non solamente a parole, con atti in consiglio comunale, mozioni, tutto quello che si poteva fare per dare un indirizzo politico, ma non è stato mai fatto nulla. Che significa in soldoni fare una operazione del genere a Fasano? Significa che se tu paghi 1.200.000 euro di bolletta, come oggi, e fai questa operazione a costo zero, perché c'è l'Europa che magari ci manda i soldi, però tu devi essere bravo, devi partecipare al bando, devi fare un bel progetto, se te lo assegnano lo devi seguire, devi portare a casa il risultato. Significa questo avere la possibilità che invece di pagare 1.200.000 euro di spesa in energia elettrica, ne paghi 400-500.000, che significa che sono sempre maggiori soldi e risorse che si possono dedicare o ad abbattere quello che è il sistema tassativo, oppure insieme decidere come programmare queste risorse che vengono fuori. Per questo insieme di ragioni potete capire come noi a un certo punto non abbiamo più avuto esitazioni e abbiamo ritenuto necessario, improrogabile, che si procedesse con lo scioglimento del Consiglio Comunale. Detto questo, naturalmente, se queste sono le cose che abbiamo contestato, saranno le prime cose che noi cercheremo di attuare, porre in essere, nel momento in cui auspichiamo che ci sia, voglio dire, un risultato favorevole da parte delle elezioni. Noi cominceremo da queste cose. E che significa fare tutto questo? Significa avere la possibilità di avere risorse. Cosa vogliamo fare con queste risorse? Naturalmente, voglio dire, sotto gli occhi di tutti, quelle che sono le prime cose che la città, le frazioni ha bisogno. Innanzitutto bisogna intervenire su quelle che sono, voglio dire, le arterie stradali, la viabilità. L'intenzione è quella di cominciare con le arterie maggiormente trafficate. Dopodiché bisognerà avere parecchio riguardo a quello che è l'arredo urbano, perché insomma noi siamo diventati un fiore all'occhiello come comprensorio, ma purtroppo spesso il lusso rimane solamente circoscritto alle strutture private. Noi come pubblico dobbiamo parimenti offrire una città molto più bella, molto più ordinata, e ci sforzeremo di farlo con il contributo anche delle notizie, delle informazioni di tutto noi. Mi diceva Tony, per esempio, ci sono delle idee sulla frazione qui a Pezzi riguardo la piazza. Lui ha avuto motivo di confronto con tanti amici della frazione che hanno, non so, suggerito alcune soluzioni progettuali che magari insieme proporremo, vedremo, così come su tutte le altre parti del territorio. Dopodiché avremo molta attenzione per le scuole, parecchi interventi bisogna fare sugli edifici scolastici. Anche qui ci sono stati così tanti incentivi da parte, voglio dire, sia della comunità europea, ma anche il governo in carica ha sollecitato molto, e noi siamo stati sempre attenti in Consiglio Comunale a far presente tutte queste iniziative. Al momento, insomma, possiamo dire che poche cose sono state intercettate. Una era stata intercettata sulla Pascoli, e purtroppo anche quella a luglio abbiamo avuto la notizia che probabilmente non si è riusciti a chiudere l'iter. E questo, anche quello, insomma, ha ingenerato in noi maggior convincimento che non si poteva più andare avanti. Servizi sociali, spesso le spese non intercettano i reali bisogni, quindi anche lì cercheremo, avendo a disposizione maggiori risorse, di avere attenzione per quelle attività di volontariato che sicuramente sono molto attive sul territorio, che effettivamente danno una mano a chi ha necessità impellenti. La cultura è un aspetto importantissimo, c'è sempre l'amico, il maestro Colucci, che mi sollecita, insomma, che lui si gira spesso, va in giro per il mondo e mi dice che qui a Fasano potremmo fare parecchie iniziative che possano arricchire il nostro territorio e comunque creare anche occasioni di lavoro, occasioni di scambio culturale e quant'altro. Anche qui ci sono delle associazioni che effettivamente fanno un ottimo lavoro, e creeremo i presupposti per lavorare bene tutti insieme. Il mondo dello sport, anche qui
ci sono tantissime lamentele da parte delle associazioni sportive che non hanno adeguate strutture sul quale poter far allenare, poter far aderire i ragazzi. Secondo me è davvero importante, nel senso che dà una mano a tenere i ragazzi fuori, diciamo, da quei contesti poco piacevoli. Con lo sport si cresce bene, si cresce in gruppo, si impara ad apprezzare le regole, a rispettarle, quindi anche lì, voglio dire, cercheremo di avere molte attenzioni. Riguardo il territorio dell'edilizia, bisognerà sicuramente intervenire con un nuovo piano urbanistico generale, creare un po' di ordine, dare certezza agli operatori, perché la mancata approvazione di questo strumento crea confusione, nel senso che le nuove norme del PPTR non sono state ancora integrate con quello che è il nostro attuale piano regolatore, e c'è difficoltà sia per gli operatori dei settori tecnici, sia per le imprese e comunque anche per i privati, che spesso non possono andare avanti con le proprie iniziative, e quindi anche questo blocca l'economia e quant'altro. Noi abbiamo un'idea precisa, sicuramente non ci sarà con noi nessun consumo ulteriore di territorio. Si procederà con riqualificare l'esistente, dando, ripeto, certezze e regole agli operatori, e procederemo, e soprattutto su questo aspetto che noi vogliamo il confronto con il futuro. Per questo stiamo promuovendo questi incontri, che comunque ripeteremo anche in maniera successiva nei prossimi mesi, proprio perché magari voi potete indirizzarci meglio rispetto a quelle che sono le problematiche. In questo caso siamo qui a Pezze, così facendo su tutte le altre strutture. Noi poi abbiamo un'idea precisa su quello che dobbiamo fare riguardo la trasparenza. Tutto quello che vi ho detto riguarda il capitolo efficienza, nel senso che naturalmente se facciamo tutto bene quello che abbiamo detto, chiaramente avremo la possibilità di fare tanti interventi. A questo dobbiamo affiancare la trasparenza, che è un capitolo che non è stato, diciamo, molto apprezzato negli ultimi anni, nel senso che noi per esempio vorremmo offrire la possibilità di dare la diretta streaming dei consigli comunali, cioè ci vuole pochissimo, però ogni utente può avere la possibilità di seguire il consiglio comunale comodamente da casa anche in un momento successivo. Vorremmo online la pubblicazione di tutti gli atti di spesa della pubblica amministrazione, di modo tale che ognuno sa effettivamente come i soldi pubblici vengono impiegati. Vogliamo che ci siano messe online tutte le procedure per i bandi di gara che verranno proposti, perché spesso cosa accade ora? Che si perde molto tempo andare negli uffici a reperire tutto quello necessario. Invece noi vogliamo che il cittadino, in maniera compiuta, in maniera anche sbrigativa, abbia la possibilità di attingere a tutte queste informazioni in maniera trasparente. Bene, io ho sintetizzato al massimo, perché per dire tutto questo avrei voluto e potuto anche colorarlo diversamente, però ci siamo dati degli obiettivi di sinteticità, anche perché noi vogliamo ascoltare più che altro voi, quelle che sono le istanze, le rimostranze che ci vorrete proporre. Intanto vorrei semplicemente dirvi che noi che siamo assieme in questa coalizione siamo già in partenza 8 consiglieri dimissionari, cioè rappresentiamo il 70% di coloro che hanno detto no all'aumento di tasse e il 70% di coloro che hanno permesso lo scioglimento del Consiglio Comunale e tutte le azioni conseguenti che ci sono. Noi stiamo insieme, a noi si sta affiancando anche tanta nuova gente, tanti amici che daranno il loro contributo. L'invito rimane aperto, l'invito è anche quello di evitare di stare, voglio dire, fuori dai giochi, perché quello che ascoltiamo spesso è che molti sono un po' stanchi, lo percepiamo questo in giro, e si accontentano poco delle parole, però voglio dire, noi abbiamo deciso con la prima azione forte di dare la possibilità affinché ci sia una svolta, un cambio di passo, ma voi dovete dare la possibilità a chi ha la volontà di farlo di porre in essere le situazioni. E in più, chiunque vuole, voglio dire, potrebbe spendersi